Il vasto Girardi passeggia su un notaresco a cui basta mezz'ora, anche meno, per gettare alle ortiche un pomeriggio che doveva essere propizio e invece si trasforma in una vera e propria disfatta. Pesano i tanti, troppi errori difensivi e una sterilità davanti che, malgrado gli arrivi dicembrini, sembra non essere ancora debellata. 11 confermato rispetto a domenica scorsa per De Patre, qualche cambio per Coletti senza Coris che va in tribuna. Prima mezz'ora horror per i padroni di casa che avevano anche approcciato bene il match, ma che con due errori si complicano maledettamente la vita. Al nono, quello di Pezzi, libera la ripartenza di McNee, che trova Fiori stoppato sulla prima conclusione ma preciso, quando trova l'inserimento di Grandis che destro fulmina Shiba per la rete del vantaggio. Evidentemente però lo 0-1 in fase difensiva insegna poco al notaresco, che due minuti dopo si fa bucare di nuovo. È sempre da Fiori da destra, stavolta il servizio basso in aria trova Hernandez solo sul secondo palo, troppo facile per l'attaccante siglare il raddoppio flash dei molisani. Doppio colpo durissimo per il notaresco, che però avrebbe con Mercado la possibilità di dimezzare lo scarto, ma è marchiano l'errore del numero 11 quando il più sembrava fatto. Scimia ci prova allora dalla media distanza, Petriccione è attento e respinge l'interno destro della mezzala. Al minuto 27 però la disfatta si completa, stavolta impreciso Marchetti, Magni gli ruba palla e si invola verso Shiba, diagonale, perfetto e tris, vasto Girardi. Notte fonda per il notaresco, il penultimo sussulto di una frazione da dimenticare lo regala Bartoli, uno dei pochissimi sufficienti dei suoi che col sinistro non trova di poco il gol dell'1-3. Ma al 46esimo Bentos, dopo un triangolo con McNee, potrebbe calare addirittura il poker. Shiba compie un miracolo evitando la completa capitolazione. Nessun cambio nell'intervallo per un notaresco che riparte forte e sfiora la rete già dopo due minuti. Prima Marchetti di testa, liberato da una sponda di Romano, non c'entra lo specchio, così come fa poco dopo l'attaccante che col destro centra l'esterno della rete. Colossale l'opportunità sempre per Romano al 63esimo, liberato da Scimia, si fa ribattere due volte la battuta sotto misura, la seconda addirittura salvata col piede di Petriccione. Il vasto Girardi però è sempre insidioso quando attacca. Al 64esimo Gurini stende Fiori, ma il rigore di Bentos, ennesima occasione molisana per il poker, viene disinnescato da Shiba. Il numero 1 rosso-blu deve dire di no anche al piazzato, minuto 81, dello specialista Ruggeri, immobile sulla sventola del neoentrato Calemme, che centra il montante posteriore della porta di casa, che rimane inviolata anche quando la sortita, sempre di Calemme, deviata da Shiba, non viene trasformata in maniera rocambolesca da Fiori a due passi dalla linea di porta. Una sconfitta per il notaresco netta, senza attenuanti, e che riporta le lancette indietro, molto indietro. C'è da lavorare e tanto, l'ultimo posto è distante un punto e la trasferta di Senigallia della prossima settimana è tutt'altro che semplice. Abbiamo fatto degli errori, però abbiamo fatto 10 palle gol, quindi cioè, loro facevano i gol, noi sbagliavamo. Questa è stata una grande differenza, netta differenza, quindi è naturale che qualche errore l'abbiamo fatto, però qualche errore l'abbiamo fatto davanti e loro la buttavano dentro, noi azioni su azioni e non siamo riusciti a buttarla dentro. Pali, altre cose, però ripeto, non ci aspettavamo assolutamente questo tipo di risultato. E quindi niente, continuiamo a lavorare, venivamo da alcuni risultati e prestazioni positive, dobbiamo lavorare su certi errori che abbiamo commesso, però ripeto, dobbiamo anche migliorare nel chiudere l'azione nel migliore dei modi, perché ci arriviamo tantissime volte lì davanti e dobbiamo essere un po' più bravi lì. Pensi che possa incidere un po' sul morale di questa squadra una sconfitta così? Beh, questo sicuramente non ci voleva, però ripeto, mancano tantissime partite, dobbiamo lavorare, sappiamo che dobbiamo lavorare ancora tanto, anche probabilmente anche dobbiamo smaltire anche un po' i carichi di lavoro che abbiamo fatto in questa prima parte, perché sono arrivati dei giocatori nuovi. Abbiamo lavorato tantissimo e quindi cercheremo anche di alleggerire un po' i carichi di lavoro per essere un po' più brillanti anche la domenica. Incredibile che questa partita vinta nettamente, il vasto Girardi avrebbe potuto vincerla ancora più nettamente con uno scarto anche superiore. Sì, la cosa importante oggi era vincere, però sicuramente abbiamo avuto occasioni per arrotondare il risultato.
Mi dispiace per i ragazzi perché Bentos, Fiori comunque si meritavano di far gol. Ci vuole un pizzico di cattiveria, quello su cui lavoriamo quotidianamente, perché in queste partite qualche volta ci è mancato e mi dispiace per loro perché quando c'è occasione di fare gol e sono bravi a crearsi queste occasioni è un peccato per loro che non riescano a segnare. Siamo stati bravi a prendere gli spazi che ci venivano lasciati, siamo stati cinici, dopo 27 minuti essere 3-0, potevamo fare il quarto entro fine tempo, il rigore, insomma. È stata un'ottima partita, devo dire la verità, sotto il piano dell'intensità soprattutto, su un campo che comunque non era proprio praticabile.